Mattarella al meeting di Rimini, rispetto per le diversità, sui migranti servono ingressi regolari, non muri e barriere, l'Europa si impegni. A Caivano due tredicenni abusate da sei coetanei e a Palermo si vantava in chat il più giovane del branco. Trump arrestato, rilasciato e fotosegnalato, lo scatto fa il giro del mondo, è già storia, il fotografo Sestini al TG1, immagine impossibile da dimenticare. Ultime ore di caldo africano, domani ancora 18 città da bollino rosso, ma un ciclone atlantico porterà pioggia sul controesodo. Dopo la morte di Prigozhin, Putin ordina a tutte le milizie, agli ex Wagner di prestargli fedeltà, ritrovate scatole nere dell'aereo precipitato. La crisi del modello Golf è il simbolo di un'economia tedesca in panne, stagnazione anche nel secondo trimestre. British Museum si dimette il direttore, la decisione dopo lo scandalo dei reperti rubati, sottovalutò le segnalazioni. Da star fanciulle a dive globali, Selena Gomez, Miley Cyrus e Ariana Grande, fan in delirio, tre singoli diversi pubblicati tutti nello stesso giorno e alla stessa ora per tre regine del pop. Mattarella, superare le barriere, rispetto per le diversità, migranti, più ingressi regolari, serve impegno concreto dell'Europa sul post-alluvione, non lasciare sola l'Emilia-Romagna. Due tredicenni violentati in un capannone a Caivano nel Napoletano, fermato l'unico maggiorenne del gruppo, trasferiti in altre carceri sei ragazzi di Palermo. I misteri del caso Prigozhin, recuperati scatole nere tutti i corpi, il Cremlino nega responsabilità, Putin firma un decreto, le formazioni paramilitari come la Wagner giurino fedeltà. La Fed pronta ad alzare in America di nuovi tassi se necessario, inflazione troppo alta, attesa per le parole del presidente della BCE, Christine Lagarde. Milioni in viaggio, giorni segnati dal rientro dalle vacanze, bollino rosso fino a domenica, ultime ore di caldo, allerta, maltempo nel nord Italia. Tamberi al rientro in Italia, si racconta al TG2, vincere ha un sapore speciale, il suo sogno, il secondo oro olimpico, la felicità con la moglie Chiara, avere due bambini. Mattarella, la Costituzione è nata per espellere l'odio, per i migranti non servono muri ma più ingressi regolari, non lasciare sola l'Emilia Romagna nel pomeriggio l'omaggio alla tomba di Don Minzoni. Governo caccia le risorse per la legge di bilancio, ipotesi aumento deficit contro l'inflazione, la Fed pronta a nuovi rialzi dei tassi, attesa per le scelte della BCE. Trump, fotosegnaletica, esperienza terribile, virale l'immagine dell'ex presidente dopo l'arresto, la residenza di Mar-a-Lago ceduta al figlio nel timore di sequestro. La morte di Prigozhin, Lukashenko, non credo sia opera di Putin, lavoro poco professionale, Mosca decreto anti-Wagner, i mercenari devono giurare fedeltà alla Russia. Ancora uno stupro di gruppo, due tredicenni violentate in provincia di Napoli, arrestato l'unico maggiorenne del branco, crescono le adesioni alla campagna, io non sono carne. Caldo record sul controesodo, bollino rosso in molte città, il nostro inviato sul Lago Maggiore in secca per la siccità, ma da domenica allarme maltempo, attesi nubifragi e temperature in calo. Di cittadinanza agli sgoccioli, stop ad altri 33.000 assegni. Entro fine agosto arriveranno ai beneficiari gli sms dell'Inps che comunicano la sospensione. Saranno oltre 112.000 gli abili al lavoro che da settembre potranno essere presi in carico dei servizi per svolgere una mansione. Intanto, grazie alla ripresa economica, vola l'occupazione. Più di 800.000 nuovi posti nei primi 5 mesi del 2023. Crescono i contratti stabili, ma anche gli stagionali, favoriti dal turismo. Sia ingressi regolari e sostenibili, no ai muri e alle barriere. Da Rimini, Presidente della Repubblica interviene sul tema migranti, richiamando l'Europa a un impegno finalmente concreto e costante. La segretaria PD, Elie Schlein, invece vuole un'accoglienza diffusa e attacca le politiche del governo definite disumane. Ma sono proprio i sindaci Dem a chiedere uno stop al flusso ormai ingestibile. Il presidente del Lanci De Caro, siamo in trincea.
Modena, un nigeriano ottiene permesso di soggiorno, poi viene fermato per l'omicidio di un connazionale accoltellato in strada davanti ai passanti. Aveva precedenti per droga, eppure un mese prima del delitto ha ottenuto la protezione speciale. Nella motivazione con cui il giudice gliela concesse è scritto: ha dimostrato di saper cogliere le occasioni di inserimento e integrazione. Emergenza stupri a Palermo, il minorenne del gruppo aveva confessato di aver violentato una 19enne ed era finito in comunità anziché in carcere. Ma le sue frasi sui social lo hanno tradito. La galera è il riposo dei leoni e poi un macello, ci siamo divertiti. Il ragazzo era tornato dietro le sbarre, intanto l'orrore continua. Due cugine di 13 anni abusate in un capannone abbandonato da 6 adolescenti al Parco Verde di Caivano, vicino a Napoli. Volo Cagliari-Venezia, un ingegnere malato di SLA lasciato a terra da Ryanair. Per il personale il respiratore non può entrare in cabina. Ho mostrato la dichiarazione del medico che dice che questo dispositivo per me è indispensabile, ribatte il professionista, ma non hanno sentito ragioni. All'andata, con lo stesso vettore, non c'era stato nessun problema. Mi sono sentito discriminato, ammette, e parte la denuncia all'Ente Nazionale di Assistenza al Volo. Dopo passerelle e il Festival dei Ricordi si ritornerà nella routine. Basta promessa, alle istituzioni chiediamo fatti. Così i parenti delle vittime alla commemorazione nel 7° anniversario del sisma che sconvolse Amatrice e il centro Italia, causando 299 morti. Le ferite di chi è salvato restano laceranti. Nel comune reatino ha realizzato solo il 30% della ricostruzione. L'impegno della Premier Meloni per un'accelerazione dei cantieri. Buonasera da prima pagina, fine settimana di rientro dalle vacanze. Vediamo subito i fatti principali nei nostri titoli. Rincari su bollette, cibo, alimentari e materiale scolastico. Sarà un rientro dalle vacanze salato per le famiglie. 11 milioni gli italiani in viaggio nel fine settimana. Carburanti in rialzo, benzina fino a 2,80 euro in autostrada. Caldo e afa con le ore contate. Da domani al nord primi temporali e temperature giù anche di 10 gradi. All'atrocità della violenza di gruppo a Palermo si aggiunge quella di Caivano, in provincia di Napoli. Due cugine tredicenni attirate con l'inganno in un capannone e stuprate da un branco di 6 giovanissimi. Lo psichiatra: cresciamo ragazzi che hanno paura del confronto con se stessi, no alla sessualità come dominio dell'altro. Il capo dello Stato Mattarella al meeting di Rimini ribadisce il no ai nazionalismi e l'appoggio all'Ucraina. Sull'immigrazione propone una politica di flussi più ampia e sull'alluvione chiede di non lasciare sola l'Emilia-Romagna. Dallo stesso palco il commissario Figliuolo garantisce interventi rapidi per affrontare l'emergenza. La sua foto segnaletica con la scritta mai arrendersi è la più vista sui social e in TV. Donald Trump si è consegnato al carcere di Atlanta per l'accusa di aver tentato di sovvertire il voto in Georgia. Arrestato e subito rilasciato su cauzione. È un giorno molto triste per l'America, dice, quello che è accaduto è una parodia della giustizia. In 20 anni matrimoni quasi dimezzati, sempre più alta l'età media in cui si pronuncia il sì, 34 anni per gli uomini, 32 per le donne, record negativo anche per la natalità. Monsignor Paglia, indispensabili politiche familiari che sconfiggano l'individualismo del nostro tempo. Spiritoso e affascinante, Ryan Gosling è l'attore più amato del momento e molti scommettono che con l'energia del suo Ken sarà candidato all'Oscar. Un'ironica interpretazione dell'eterno fidanzato nell'ombra di Barbie tra coreografie e colori che ricordano i suoi esordi come cantante. Stupro di Palermo, scatta il giro di vite, in arrivo controlli e presidi nelle principali zone della Movida, soprattutto nella Vucceria dove è stata adescata la vittima. La decisione è presa durante la riunione del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. La strategia del prefetto Maria Tenesa Cusinotta, censire le aree abbandonate che possono essere oggetto di attività abusive. Sull'emergenza migranti occorre un impegno concreto dell'Europa, così il Presidente della Repubblica Mattarella al meeting di Rimini. Per il Capo dello Stato soltanto ingressi irregolari possono stroncare il traffico di esseri umani. Nel suo discorso un forte richiamo ai valori della Costituzione, nata per espellere l'odio e al rispetto delle diversità, no a contrapposizioni ideologiche e anacronistici nazionalismi.
La morte di Prigozhin. Putin firma un decreto che impone alle formazioni paramilitari come la Wagner di giurare fedeltà allo Stato. Mosca smentisce che sia venuto dal Cremlino l'ordine di ucciderlo. Una assoluta menzogna, secondo il portavoce Peskov. Sulla stessa linea il presidente bielorusso Lukashenko. Non posso credere che dietro ci sia Putin. E controesodo presenta il conto sull'autostrada A21 Torino-Piacenza, tocca il record del prezzo della benzina. La verde al servito sfiora i 2,80 euro al litro, un furto legalizzato, durissimo il presidente di Assoutenti. Un'estate dei prezzi folli, questa volta però a finire al centro delle cronache un locale dove il caffè costa 30 centesimi. Il bar Perrone di Alia, un piccolo comune siciliano, sbaraglia la concorrenza con cifre d'altri tempi. Un'idea che funziona, dato che vengono consumate più di 850 tazzine al giorno. Non solo il calcio, nelle mire degli ultramilionari sauditi, altri sport e grandi eventi. L'estate degli ingaggi faraonici del campionato degli Emiri rischia di essere solo la punta di un iceberg. Tennis, ciclismo e persino padel potrebbero presto trasferirsi in Oriente. Negli anni 90 hanno fatto cantare e ballare le ragazze e i ragazzi di tutto il mondo. Ora le Spice Girls potrebbero tornare insieme per un film musicale con tutti i loro successi. Il nuovo progetto coinciderà con i festeggiamenti per i 30 anni di carriera di Victoria, Emma, Mel B, Jerry e Mel C. Sono all'esame degli investigatori le scatole nere dell'aereo schiantatosi con a bordo, secondo le autorità russe, Prigozhin e vertici della Wagner, mentre sono in corso gli esami del DNA. Putin chiede un giuramento di fedeltà per garantirsi da ogni ribellione futura. Tutte le milizie private impegnate nel conflitto in Ucraina e non solo. Il presidente bielorusso Lukashenko ha detto oggi di non credere che ci sia Putin dietro la morte di Prigozhin, al quale però aveva raccomandato di stare attento, la stessa linea che ha avuto oggi Peskov. Sulle politiche migratorie occorre percorrere strade diverse, se non se ne avverte il senso di fraternità umana, almeno per una migliore sicurezza. Dal meeting di Comunione e Liberazione di Rimini, il presidente Mattarella torna a farsi sentire, affrontando uno dei temi più scottanti. I fenomeni migratori sono movimenti globali che non vengono cancellati da muri o barriere, perché dietro ai numeri, ha detto, ci sono le persone. Quattro incriminazioni e 91 accuse non hanno scalfito lo spirito dell'ex presidente statunitense Trump, che è tornato su X, l'ex Twitter, e ha postato la sua storica foto segnaletica, la prima di un presidente nella storia degli Stati Uniti. L'istantanea scattata in una prigione di Atlanta al momento della sua consegna è già diventata virale. La t-shirt con l'immagine in vendita a $34. Due cugine di 13 anni sono state violentate da un gruppo di coetanei, ragazzi più grandi, uno solo era maggiorenne. È accaduto nel parco di Caivano, siamo nel napoletano, lo stesso complesso di edilizia popolare dove venne violentata e uccisa la piccola Fortuna Loffredo. Le due bambine ora sono state affidate ai servizi sociali, sono state abusate in un capannone abbandonato. Una delle due si è confidata col fratello, che ha denunciato le violenze. E ormai, Luis Rubiales spiazza tutti e sceglie di non dimettersi per il bacio dato alla calciatrice Jenny Hermoso durante la premiazione per la vittoria del Mondiale. Il presidente della Federcalcio Spagnola si è difeso. Il bacio era consensuale, ha detto, ma subito è stato smentito dalla calciatrice. Il governo spagnolo è intervenuto, ha annunciato che presto sarà sospeso. Oggi è il Me Too dello sport spagnolo, hanno aggiunto le autorità iberiche.